Buongiorno amici, oggi la Iena dei VIP parla della signora Morale. Avete visto che si è sposata a Zanzibar col suo Luigi Mario Favoloso davanti a una marea di gente, 4-5 persone messe là con un ventaglio a muovere un pochettino per fare un po' di scenografia, magari 10 euro l'uno, poveracci, per creare un po' di gossip, la gossipata, per andarsi di nuovo a sedere ai divani della Dulce, vi dicendo, ma... Vedete ragazzi, stavo notando una cosa, addirittura questa ragazza si è permessa il lusso di paragonarsi a due signore, a due icone della televisione italiana, del cinema, del teatro, come la signora Simona Izzo e la signora Erika Bonaccorti, e addirittura chiamandole galline, addirittura dicendo a queste donne che lei era lì perché Mediaset la pagava per parlare dei suoi fidanzati. Allora c'è qualcosa che non va, ragazzi, e la Iena dei VIP quando c'è qualcosa che non va la dice in modo tranquillo, senza pizzini, compitini o copioni. Perché vi spiego, mi spiego meglio. Sette mesi fa, disse in diretta che il bacio con Rondinelli non c'era stato dopo un lavoro, dopo una situazione lavorativa con quest'ultima persona, ma che era tornata fortemente con il suo Scintilla, che l'aveva perdonata chissà da che cosa. Ma da lì a poco si lascia con Scintilla ed esce fuori Di Lorenzo, che dice che era il suo amante da parecchio tempo, perché dice tanto in America si usa avere delle relazioni in contemporanea. Che cosa c'è di male? Forse non c'è qualcosa di male per te, ma per noi italiani sì, per la Iena dei VIP sì, e te lo devo dire, te le dico le cose, ok? Ma da lì a poco finisce con Di Lorenzo e ti metti con Favoloso e ti sposi a Zanzibar in un matrimonio bellissimo, maestoso, dai colori accesi, vi dicendo, per fare che cosa? Per far ridere ancora di più le persone. Beh, vedi, io ti do un consiglio, mia cara Morale, passami questo termine, cara. Forse sarebbe meglio se tu andassi a lavare delle scale, o magari vai a sparecchiare dei tavoli a un ristorante, a un Lido, o non lo so, qualsiasi altro posto. Perché, vedi, la televisione italiana non vuole gente come te. Fin quando Mediaset ti permette di fare questo, che ben venga per te, per il tuo compagno, che è colui che si nascose in un cofano di una macchina in tempi non sospetti per creare un'altra gossipata. Però non ti permetterò offendere due persone che sono la storia della televisione italiana, perché hai trovato due signore che non ti hanno neanche risposto a modo, perché rientra nel loro stile, rientra nel loro modo di essere. Ma la Iena dei VIP te lo dice e ti mando un bel saluto, sai? Questo è il mare calabrese, che tu conosci molto bene, perché sai che la Iena dei VIP sa tutto e quando dice una cosa non sbaglia mai, senza peli sulla lingua. Vedi che bello il mare? Perciò trovati lavoro, tu e magari Favoloso, perché adesso è ora di finirla, perché state diventando i pagliacci della televisione italiana.